Questa vittoria ha alzato la pressione perché la vedo in maglietta. Siamo contenti. Una buona partita, una bella vittoria. Una bella iniezione di fiducia. Sì, no, più che di fiducia era così. C'è stata subito la reazione dopo la sconfitta, l'importante era quella, una buona prestazione. Poi via che ha perso una posizione risucchiata. Sì, e poi abbiamo distanziato il colpo. Infatti, perciò. Vabbè, a questo punto è abbastanza lontano dai playoff, come mi sembra che sì. E lo dobbiamo ancora incontrare. Guardiamo la nostra strada, però sicuramente li abbiamo distanziati abbastanza in questo momento. Cosa non le piaceva nel primo tempo? Che un paio di volte ha avuto qualche reazione per i giocatori in campo. L'uscita di Morero. No, dopo il gol eravamo un po' leziosi, invece eravamo solo 1-0. Anche a ripartire l'azione da dietro, un paio di episodi. Ma non nel singolo, secondo me ci muovevamo non nella maniera giusta sempre, e mentre c'erano degli spazi più semplici da occupare, però solo quello, niente di particolare, poi sono particolarmente esigente, perciò più responsabilità mia che colpa loro. È solo una sensazione, questa squadra a volte quando è in vantaggio si tratta di ripartire ha un po' paura. Si ripara troppe volte verso il portiere. No, secondo me è una questione di costruzione di squadre, sarà, non è una squadra da contropiede, questo mi sembra evidente. È una squadra che deve avere il possesso della partita per giocare bene. Nel momento in cui perde un po' questa situazione può andare un po' in difficoltà. Dopo noi il contropiede non lo possiamo fare se non in qualche elemento, spighi, rantieo o come alla fine a campo aperto, sì, però non abbiamo quelle caratteristiche, siamo una squadra che deve occupare il campo avversario e giocare. Quando non riusciamo a fare quello un po' andiamo un po' più in difficoltà. Cos'è successo a Sire? Una botta sulla rotola, niente di particolare. Avevo visto che era uscito. No, c'era il ghiaccio perché era una botta abbastanza forte. Solo una botta di grande. Sì, come mai ci ha messo tanto tempo così a comunicare? Che capisco che era dall'altra parte del cane, però. Per quello, perché non riuscivamo a capirci con gli altri. È tornato a segnare con un attaccante e poi la prova degli esterni è stata straordinaria. Sì, ha giocato bene sia Mora che gli Spighi, sia nella fase difensiva che in quella offensiva, si sono mossi bene con i giusti inserimenti, e sono stati molto bravi anche nella rifinitura, cioè va bene così. Tutto questo. Momento di avversari? Non ho capito. Un commento sulla propaganda? La squadra è, ovviamente l'esplosione li ha messi in difficoltà, ma è una squadra che gioca un calcio offensivo e secondo me, visto che deve fare i punti per salvarsi, deve cercare più di vincere che pareggiare, perciò fanno bene a fare un calcio di questa giornata, mi disaperto sempre, dopo ovviamente a volte 10 sotto di un gol, la semplice neanche per loro. Però è una squadra che ha grandi qualità soprattutto davanti. Grazie. La prossima c'è Taddei. Sì, dovrebbe allenarsi con il gruppo. Vediamo cosa deve recuperare per l'ultimo periodo di 5 partite. La volata. Sì. Mettiamo sulla sella, sui pedali. Le ultime pedalate. Sulla sella va meglio io in volato che sono più pesante. Ma lei qui è più là nel primo scalatore. Questa volta. Lei crede ancora di arrivare qui? Visto il calendario suo, il calendario del Bassano. Spero che lei conosca bene il calendario del Bassano. La polemica. Ti chiami D'Angelo? Ti chiami D'Angelo? No, perché io la domanda l'ho fatta a lui. No, i piedi. No, spero che lei conosca bene il calendario, perché io non lo conosco. Appunto per questo. No, abbiamo il mister lì, deve rispondere lui. No. Guardo una partita alla volta, poi vedo il microfono, poi se mi guardo indietro e c'è la 19, sono contento, siamo in 20, se c'è qualcuno in avanti che ha fatto meglio di noi, non è un problema. Passare una 26 di fila,
è capitato anche a noi due volte, poi si rallenta, voglio dire, è fatale che adesso anche loro si piantino un po', no? Certo, se le vince tutte fino alla fine vale. Può sembrare la noia. Poi ti rigonfiamo perché si pianti. Quello sicuramente, però non serve a poco. Noi dobbiamo pensare alla partita con il Monza. Tanto non possiamo dire che più che 3 punti per volta. Cioè, il fatto che io buffi non condiziona. No, cioè, però tutti insieme magari. Dobbiamo anche aspettare la penalizzazione del VAR, eh. Sì, ma quello. Anche quello conta, un panorama generale. Sì, però. Un punto più, un punto meno. No, è importante, però dobbiamo vivere il nostro campionato e non quello degli altri. È già difficile vincere le partite nostre, basta far vincere le partite degli altri. Buonasera.